Abbiamo una visione del mondo completamente adulterata, completamente. Il mondo sta andando da un'altra parte. Quando voi mi parlate di TAV o non TAV, non posso dire, voi avete l'obbligo di far dire alle persone o sì o no, i vaccini o sì o no, non è lì la soluzione. È molto più vasta, come si muoveranno le merci, come si muoveranno le persone fra 10 anni. Fra 10 anni come si muoverà la persona? Io arrivo dalla Spagna, la Spagna stanno facendo l'hyperloop, un tubo senza gravità, senza su magneti, per spedire le merci dentro un tubo a 1200 km all'ora. Lo stanno facendo in Spagna, lo stanno facendo in Amburgo, lo stanno facendo a Dubai, e fra 10 anni magari entra questo modo di spedire le merci, che allora tutte le nostre infrastrutture saranno obsolete. E allora abbiamo il 40% del trasporto italiano, il 40% del trasporto europeo, c'è anche la Germania, il 40% che trasporta container vuoti, le navi portano container vuoti, i camion container vuoti, i treni container vuoti, abbiamo il 40% di mezzi e noi facciamo infrastrutture per portare la metà di questi mezzi che sono vuoti. Allora ha senso questo? Allora ci dovremmo riunire con un industriale, con gli industriali che vanno lì a protestare perché il loro progresso è il cemento. Il cemento, li togli dal calcestruzzo, non hanno un'idea a morire. Togli il calcestruzzo, l'alta velocità, mi viene da ridere con l'alta velocità. L'alta velocità ce l'avevamo, scusa perché io mi incazzo. 15 anni fa la Fiat e l'Ansaldo faceva i treni più veloci del mondo. Erano il pendolino e la TR dell'Ansaldo. Pendolino della Fiat, facevano 260 km all'ora sul binario che c'era ad assetto variabile, si chiamava pendolino perché compensava le curve, una tecnologia raffinatissima. Invece sono arrivati quelli dell'alta velocità che sono cemento, fare gallerie, fare ponti per fare una linea di cemento, e hanno tolto una tecnologia meravigliosa per fare l'alta velocità, che va a 260 km all'ora, 270, la stessa che avevano i treni prima. Allora bisogna sedersi lì, ormai non è più questione di destra, sinistra, centro, movimento, non movimenti. Bisogna sedersi lì con gli ingegneri, gli architetti, i filosofi, gli artisti, mettersi lì e contaminarsi di idee, perché il mondo sta andando avanti a una velocità pazzesca. E noi stiamo a parlare di cazzate, e le vostre domande sono cazzate!